Che gusto c'è guardarsi le partite da soli, specie se sono i mondiali. E allora tutti in compagnia davanti al maxi schermo, un'occasione in cui anche le donne si scoprono super tifose. Non per nulla i maxi schermo sono sempre più numerosi, a Mestre ce ne sono almeno 5, dove i patiti del pallone possono scegliere di condividere gioie e dolori. Ce n'è uno immerso nel verde e con vista laguna all'estate Village di San Giuliano, un altro, sempre all'aperto, è in centro a Mestre, in piazzale Candiani. Mega schermo anche a Forte Marghera, dove si può guardare le partite cenando, e in zona Ocean, al parcheggio P8 di Via Bella. E ancora schermo da 30 metri quadri alla Plip di Via San Donà a Carpenedo. In provincia, gli azzurri di Prandelli, versione gigante, saranno visibili a Jesolo, dove il mega schermo è addirittura itinerante, e a Mirano, presso gli impianti sportivi, con un super schermo a LED che proietta tutte le partite, non solo quelle della nazionale. Diversa la situazione in centro storico, niente maxi schermo in campo San Polo, veneziani e turisti si dovranno accontentare dei televisori nei bar e nei ristoranti.